a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Qualche questo oggi siamo tornati su Clash Mini. Oggi andremo a reagire al gameplay del primo in Italia. Esattamente, abbiamo un nuovo primo in Italia che già ha raggiunto le 3000 coppe, che è fortissimo. Ha raggiunto pure l'avatar della fiamma e sta usando un deck davvero davvero rivoluzionario. Oggi andiamo a parlare di Niarde. Non so se si pronuncia così, ma comunque esattamente questo qui, settimo al mondo in questo esatto momento. Fino a qualche ora fa era terzo al mondo o secondo al mondo. Ovviamente cambia, lo sai, si scala, si scende, si droppa tutto quanto, ma comunque è già in una bellissima top 10 globale. E la cosa interessante di questo player, tralasciando che è l'unico ancora col teschietto, sta usando in questo periodo un deck davvero davvero pazzesco. Esattamente questo qua, col Gran Sorvegliante. Direte, ma il Gran Sorvegliante funziona ancora? Cioè, il Gran Sorvegliante ha senso in questa stagione? Beh, ce lo dimostra adesso il top player italiano. Ecco qua un gameplay ufficiale registrato direttamente da Niarde per noi, quindi mi raccomando un bel like solo per ringraziare Niarde per questi contenuti esclusivi. Sì ragazzoli, perché mi sono fatto inviare in modo esclusivo da Niarde i suoi gameplay col deck del Gran Sorvegliante, per far vedere a tutti quanti, per sponsorizzare a tutto il mondo questo deck rottissimo. In breve andiamo un attimo a vedere come se la giocherà lui. Semplicemente mi sa che voleva mettere il Gran Sorvegliante accanto all'arciere magico, ma non ce l'ha fatta. Comunque gioca con un deck Gran Sorvegliante molto diverso da quello della scorsa stagione. Infatti Royal Ghost non ce n'è minimamente l'ombra, ma si focalizza principalmente con l'arciere magico e con l'arcerina. Abbiamo esattamente 4 gameplay. Ringrazio nuovamente Niarde per questi gameplay esclusivi che ci ha dato a noi per farci un bel video. Mi raccomando, se seguite Ghirri, seguite tutto quanto sul mondo di Clash Mini, soprattutto in Italia, ma in realtà pure su tutto il mondo, perché Niarde è top 10 globale e quindi stiamo parlando di un player sicuramente abbastanza forte. Gioca pure col bocciatore. Io pensavo che il bocciatore fosse nabissimo in questa season, invece se la gioca molto bene. Perché? Perché riesce a stunnare la bandita. Io non me l'aspettavo mai nella vita, rivediamolo. Non la sapevo questa cosa. Seconda abilità, è messa esattamente una tile indietro a quella della bandita, riesce a dittarla mentre in volo. No, per farvi capire quanto è rottissima sta cosa, cioè riesci a stunnare la bandita per 2 secondi grazie al bocciatore ed hai già un grandissimo vantaggio per l'arciere magico. Se prende il boost poi è finita. Infatti questo round il nostro carissimo Niarde l'ha vinto. Domani uscirà un video dedicato al deck di Niarde, perché voglio andarlo a provare insieme a voi. Facciamo un po' di test e con questi gameplay che Kiri vi sta facendo vedere oggi e che il carissimo Niarde ci ha registrato, saremo sicuramente molto molto pronti a saperlo giocare in modo decente. Ha messo l'arcerina dal lato opposto. Fortunatamente abbiamo 4 gameplay che possiamo andare ad analizzare, perché i mini sono messi tutti in posti disparati della tavola e non sono messi tutti accalcati. Ditemi nei commenti se voi avreste mai pensato che il Gran Sorvegliante poteva essere di nuovo forte anche in questa stagione, perché vi devo dire, contro la bandita il Gran Sorvegliante se la gioca davvero davvero bene. Praticamente tutti i mini della tavola hanno il doppio di vita e quindi la bandita non riesce a killarli con tanta facilità. Infatti abbiamo fortunatamente il Gran Sorvegliante che si occupa praticamente di tutto quanto, il bocciatore che è molto buono. In questo caso abbiamo perso il round, ma adesso sicuramente Niarde ci fa il comeback epico. Mi raccomando ragazzoli, se ancora non l'avete fatto, seguitemi qua su Instanchiri, è molto importante, rispondo a tutti quanti se avete domanda su deck. Ha potenziato l'arciere magico, credo che sarà la sua win condition. Ok, perfetto, bocciatore, ve lo ripeto, bocciatore che riesce a stunnare la bandita, per me è una giocata assurda. Abbiamo vinto, sì abbiamo vinto per forza, guarda quanto è devastante l'arciere magico. La sua bandita è stata devastata proprio e abbiamo vinto il round, cioè Niarde ha vinto il round, complimenti. Comunque mi accorgo che vedere i gameplay dei pro player ti cambia totalmente, ti svolta il gameplay di gioco, ti fa capire innanzitutto quanto sono veloci a scambiare i mini. Io me ne accorgo sempre ad inizio round, sono velocissimi. Ha tristellato esattamente adesso il mago arciere e ha potenziato con la prima star l'arcerina, così classico, molto semplice. Però lui ha messo il principe, ha messo pure il mago del ghiaccio, molto interessante. Chi lo ferma l'arciere magico, no? Perché vi voglio ripetere, voglio farvi vedere quanto è forte l'arciere magico, è rottissimo, è rottissimo. Fa 6 volte 6 di danno e abbiamo vinto il round. Ha fatto un comeback devastante. Io se fossi in te Niarde metterei una bella moto del miner. E invece si vede che Niarde è un player non tossico come me, quindi niente moto del miner. Niarde cerca di recuperare nei prossimi round che farei nelle prossime partite, cerca di mettere sempre le emoticon del miner, perché ripeto, solo i veri pro player usano a fine game le moto del miner. Vediamo come parte. Un altro round questa volta contro Contessa, molto interessante, e parte così. Questa è la giocata di base che vi consiglio fare. Potete pure mettere la guardia un pochino più avanti magari, esatto come ha fatto lui in questo momento, ma di base la giocata è così. Arciere magico in diagonale rispetto al Gran Sorvegliante e guardia messa una tile avanti. Comunque adesso siamo contro Contessa ed è interessante vedere contro Contessa, perché questo qua è un deck che si focalizza molto sulle retrovie con Grand Warden, arciere magico e arcerina, e vediamo pure come reagisce questo deck contro una pecca che al momento è totalmente rottissima. Potenzia la guardia, toglie il principe, potenzia l'arciere magico, la prima stella, interessante, e switch
lancia l'arcerina dalla tile opposta. Perché secondo me questa giocata, lasciando il piccolo lag, è normale. La giocata dell'arcerina dal lato opposto, così da distrarre la contessa, immagino. Ok, guardia là molto interessante, che quando viene killato lo shield mi sembra che ne dà di altro. Esatto, la contessa che va contro l'arcerina e abbiamo vinto il round. Cioè, o meglio, Niard ha vinto il round con una giocata molto intelligente, ma è pure contro un giapponese fortissimi, raga. I giapponesi, lo sapete, sono fortissimi. Ha potenziato l'arciere magico, adesso con il lag ha potenziato la guardia. Piccola cosa che voglio dire, ringrazio Niard perché mi ha mandato dei gameplay stupendi. Fortunatamente sa che deve schiacciare sui mini e mi fa vedere le statistiche. Grazie. Ha messo quindi prima e terza star all'arciere magico. Abbiamo vinto il round, credo, anche se la sua pecca tristellata è un po' esagerata, mi sembra. No, però abbiamo vinto. Mamma mia, Niard è devastante, sei. Adesso vediamo cosa fa. Mette un bocciatore, interessante. Comunque il bocciatore è sempre nella stessa posizione, lo mette. O meglio, il bocciatore si usa principalmente a parer mio quando contro c'è la bandita. Se c'è la bandita contro, il bocciatore è la svolta. Comando un bel like e condivisione, perché Kiri vi sta dicendo dei deck che ancora su YouTube mi sembra che non ci sono. Primo in tutto il mondo che vi dice questo deck con il gran sorvegliante, che è davvero davvero rotto. Tanto ormai si sa, tutti i round finiscono 3-2, quindi è normalissimo. Mette un principe, secondo me lo mette un attimino più indietro il principe. Potenzia l'arciere magico e sta fermo in questo modo. Anzi, fa un piccolo cambiamento improvviso e sposta il principe un po' indietro. Non so il perché in realtà. Niard, se sai il perché ha spostato il principe, per favore dimmelo. Forse ha fatto qualche giocata di posizionamento per avere il principe più distante. E l'abbiamo devastato. Mamma mia, Niard, hai rotto un deck che con la pecca tristellata è contesta. Passiamo al terzo game di oggi. Stiamo facendo proprio un'infarinatura generale di questo deck. E adesso si gode, perché questo deck è un deck che con le tile, come questa qua del diavoletto, o meglio, quelle che ti potenziano totalmente di attacco un mini, è il deck più rotto del gioco. Infatti adesso vedremo probabilmente solo win, perché ha messo l'arcerina nella tile del diavoletto. Voglio farvi vedere quanti danni fa l'arcerina. Cioè, l'arcerina è rotta, 12 di danno. No, per farvi capire, se torna questa tile dovete giocare per forza con questo deck. Potenzia con la seconda stellina, potenzia la guardia con dello shield. Arcerina tristellata, secondo me riesce a vincere solo con queste truppe. Voglio un attimo vedere, voglio vedere quanti danni fa l'arcerina. Lui ha messo il gigante scheletro, 14 12, abbiamo, ma è pazzesco. Adesso vediamo dove mettere l'arciere magico. Arciere magico lo mette indietro, non lo mette direttamente. Bocciatore qua, ok, molto interessante, anche se secondo me è un po' rischioso. Se l'arciere magico fa tutto dritto potrebbe fare molto male. Esatto, però invece no, ha fatto una giocata stupenda, raga, perché il bocciatore l'ha difeso. Se vabbè, deck rottissimo, l'ha devastato. E passiamo all'ultimo gameplay del giorno di Niard, per avere proprio la proagine inserita dentro di noi col nuovissimo Grand Warden deck. Si riparte arcerina dietro, ma mi sa che adesso la va a cambiare, sì, per forza. Infatti si conserva la guardia e l'arcerino per il prossimo round. No, mette una guardia là davanti, buono. Potenzia sicuramente adesso l'arciere magico. Arcerino non lo mette nell'estremità e mi sa che lascia così, una specie di L. Ha messo l'arcerina vicino al Grand Warden, che vuole che abbia lo scudo. Solo che noi abbiamo la guardia è più OP. Comunque mi sa che abbiamo vinto. Mamma mia, Niard, ma quanto è shoppato per vincere tutti questi round. Devo dirvi, io in realtà non considero mai la terza stella dell'arciere magico, la metto sempre alla fine perché, non lo so, mi sembra inutile. Invece è la più forte, fa più danno quando l'avversario ha 40% di vita in meno. Sicuramente adesso va a potenziare l'arciere magico, invece no, potenzia l'arcerina, la bistella e la tristella. Mamma mia, tutto quanto insieme. Rimane con 3 di elisir, ma lo conserva per il round successivo, magari per mettere un bocciatore. Ha messo un principe e un bocciatore là davanti e ha potenziato di nuovo la guardia, tristellata la guardia. E questa volta però vince il carissimo Niard, è potentissimo, ragazzuoli. Abbiamo visto 4 gameplay davvero davvero fantastici. Detto ciò ragazzuoli, spero che questo video molto esclusivo, dove andiamo a vedere un gameplay del pro player italiano, del primo in Italia e in top 10 globale, vi sia piaciuto. Mi raccomando, un bel like, iscrizione, campanellina. Ringraziate nei commenti Niard, guardate i video che sono appena apparsi qua accanto, che su più bello dell'altro. Fate l'abbonamento e supportarmi qua su YouTube o su Twitch, dove preferite. E noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ciao.